Nel passato, anche non lontano, si privilegiava una gestione finanziaria miope che ha prodotto un nefasto indebitamento pubblico, guardando ai bisogni del presente e non al futuro. E ora a pagare le conseguenze sono le nuove generazioni. Parole pesanti come pietre, atto di accusa politico, quelle con cui ha esordito Maurizio Stanco, procuratore regionale della Corte dei Conti, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016. Parole tese a evidenziare quanto importante è il lavoro dei giudici contabili, che devono garantire la sana gestione finanziaria della cosa pubblica, prevenire e reprimere lo spreco di denaro dei cittadini. A maggior ragione lancia l'allarme il procuratore anche in Abruzzo. Va al più presto risolto il problema della carenza di personale, che si aggraverà con imminenti e massicci pensionamenti di validi ed esperti dipendenti. Nonostante la carenza di personale, la Corte dei Conti nel 2015 si è fatta comunque carico di ben 2.838 vertenze e le 52 citazioni a giudizio rappresentano la miglior performance dal 1994, consentendo misure cautelari di 5,9 milioni di euro. Tra i casi di reati contabili citati nella relazione spiccano quelli relativi alla ricostruzione post-sismica, come ad esempio la costruzione di un edificio abbandonato e disabitato finanziato con 2,4 milioni di euro, o di interventi di ricostruzione gonfiati nell'importo e o solo in parte realizzati. Tanti poi gli sprechi oggetto di condanna da parte degli enti locali e i casi di assenteismo. Clamoroso quello di un primario che si faceva timbrare il cartellino mentre era a sciare sulle Dolomiti. Meno pittoreschi, ma più gravi, in termini di consistenza economica, i casi di medici che dentro l'ospedale effettuavano illecita e non dichiarata attività di cura privata. L'insegnante di belle arti che va avanti da 15 anni con contratti a termine e che deve esercitarsi soprattutto nell'arte dell'arrangiarsi e del far fronte ad una logorante incertezza del futuro. La ricercatrice precaria che come donna si sente discriminata perché un'assenza prolungata per maternità potrebbe fargli perdere il posto di lavoro. Il forestale che denuncia gli effetti deleteri della riforma che porterà il corpo ad essere assorbito dall'arma dei carabinieri. Disoccupati e cassintegrati di tutte le età vittime delle tante crisi industriali del territorio. Sono stati loro i veri protagonisti dell'assemblea sindacale della CGIL che la presenza del segretario generale Susanna Camusso e del neo segretario regionale CGIL Sandro Del Fattore ha avuto al centro del dibattito la proposta di legge di iniziativa popolare della Carta dei diritti universali del lavoro. Un epocale aggiornamento dello Statuto dei lavoratori, così è stato presentato, con cui si intende estendere le tutele e i diritti innanzitutto alle categorie dei precari e anche questa volta dei lavoratori autonomi. Con la carta, è stato sottolineato prima dell'avvio dell'Assemblea, la CGIL vuole innovare gli strumenti contrattuali, preservando quei diritti fondamentali che devono essere riconosciuti ed estesi a tutti, senza distinzione, indipendentemente dalla tipologia lavorativa o contrattuale, perché inderogabili e universali. Diritti che vanno dal compenso equo e proporzionato, alla libertà di espressione, dal diritto alla sicurezza al diritto al riposo, ma anche alle pari opportunità e alla formazione permanente per un aggiornamento costante di saperi e competenze. E ad ascoltare i racconti di sfruttamento, fatica di vivere, ingiustizia che si sono succeduti sul palco dell'auditorium di Renzo Piano, dalla viva voce dei protagonisti, l'impressione che di questa carta dei diritti in Italia ce n'è davvero urgente bisogno. Si è prodotta una popolazione di precariato oggi pari al 30% dell'organico autorizzato, a cui però bisogna aggiungere un altro organico numericamente pari a quello autorizzato, rappresentato dai contratti atipici ad ore. Contratti che vengono pagati dai 1.000 a massimo 5.000 euro barra anno lordi. L'ultima graduatoria nazionale per il solo utile per il solo tempo determinato è stata quella costituita nel 2013 e raccoglie i docenti che hanno maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento. In realtà parliamo di lavoratori e lavoratrici che ne vantano una decina. E se ci mettiamo anche i trascorsi come atipici, arriviamo a 15 anni di insegnamento senza alcuna garanzia. Tu non hai un modello di crescita del paese se non riparti dalla qualità del lavoro.
perché la disgrazia di 7 anni di crisi, che non avevamo mai conosciuto in precedenza con una violenza e una dimensione di questo tipo, anche al netto di chi, ahimè, deve raccontare su se stesso anche il terremoto, anche i temi della ricostruzione e così via, ma, come dire, astraendoci un attimo dal territorio e ragionando della crisi, quella crisi con quelle dimensioni dovrebbe portare a dire: ma tutto ciò che ho fatto sul lavoro, alla fine che bilancio mi dà? Mi dà un bilancio di miglioramento pur nella crisi e nella difficoltà del mio apparato produttivo, o mi dà il bilancio in cui siamo? Un quarto di attività produttiva in meno, una capacità competitiva che crolla, una produttività che non esiste e la straordinaria difficoltà di immaginare come continueremo a rimanere il secondo paese distrale d'Europa. C'entra niente il lavoro in tutto questo? Si può immaginare che tutto questo è solo figlio della sorte malefica della crisi che è intervenuta, di cui peraltro conosciamo tutte le ragioni, quindi non è una strana sorte malefica che ci è arrivata addosso, no? È oggetto e figlio delle politiche che sono fatte. Dentro questa cosa non ci si immagina che avere svalorizzato, squalificato il lavoro, avere smesso di investire nella sua qualità e nella sua innovazione è una delle ragioni della continuazione della crisi, non è altro. Ed è esattamente per questo che non c'è una distanza tra questa proposta e il piano del lavoro, perché la premessa del piano del lavoro era esattamente il fatto che bisognava ritornare alla qualità del lavoro, perché quelli che ci raccontano che la produttività la recuperiamo lavorando 24 ore al giorno o aprendo i supermercati la domenica o magari il 1° maggio la notte di Natale, non determinano una capacità di qualità competitiva e di produttività del paese, distribuiscono solo un po' meno reddito ai lavoratori e lo spezzettano di più, perché quello è l'effetto delle operazioni che sono state fatte in nome sempre della modernizzazione. L'avvertenza della Intex non può essere più affrontata a livello locale, va fatta diventare un'emergenza nazionale, un tavolo su cui il governo e le parti sociali debbano discutere. Ad affermarlo è stato il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, incontrando i lavoratori in cassa integrazione dell'azienda Intex, che l'attendevano al suo arrivo questa mattina davanti all'auditorium del Parco del Castello dell'Aquila, dove ha partecipato poi all'assemblea sindacale sulla proposta di legge di iniziativa popolare della Carta dei diritti universali del lavoro. Il 70% dei 107 lavoratori dell'azienda aquilana che si occupa di ricerca in telecomunicazioni è oggi in cassa integrazione a rotazione e per la Intex c'è dietro l'angolo lo spettro della chiusura. L'azienda attualmente occupa 104 ricercatori, il 70% è in cassa integrazione straordinaria e di fatto non ci sono attività importanti da seguire e soprattutto non ci sono prospettive per il futuro. Noi sappiamo che l'azienda ha intenzione alla fine di un percorso di ammortizzatori sociali di ridurre drasticamente l'organico e di portarlo a una 30ina di unità. In una città che vuole diventare un centro di eccellenza nella ricerca non è un po' anomalo? Esattamente, è un paradosso a tutti gli effetti. È proprio questo che ci ha indotto oggi ad incontrare il segretario generale della CGIL, proprio per evidenziare questo paradosso, anche alla luce delle recenti parole pronunciate dal Presidente della Repubblica, Mattarella, che richiama la nazione ad avere attenzione verso la ricerca e l'innovazione.